Eccomi qua, ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora una volta in questo nuovo video e buongiorno a tutti. Scusate, mi metto un attimo il mio cappellino, il mio caps che ho realizzato per promuovere il canale e per allargare la nostra community. Se anche voi volete ricevere uno di questi cappellini, trovate il link in descrizione per fare l'ordine. Questo è un piccolo modo per sostenere il canale e la nostra community, che spero cresca sempre di più. A parte i cappellini, oggi volevo parlarvi di un'importante iniziativa che ho lanciato questa mattina, giovedì 9 marzo 2017, alle ore 7. Mi sono appena svegliato, infatti da qualche ora, e mi è venuta in mente questa bella iniziativa, ovvero lanciare una sfida a tutti i miei contatti sul portale Garmin Connect, una sfida multipla, come appunto è una multidisciplina del triathlon, riguardante nuoto, bici e corsa. Volevo lanciare una sfida unica riguardante il triathlon, ma purtroppo Garmin Connect non ha la sfida triathlon. Dunque, parliamo di questa sfida. Intanto il tempo. Questa sfida dura un mese, inizia lunedì 13 marzo e termina mercoledì 12 aprile. Per partecipare a questa sfida dovete possedere un dispositivo Garmin o un dispositivo compatibile comunque con l'applicazione Garmin Connect. Io per esempio ho il mio Forerunner 735 XT della Garmin, che oltre a tenere traccia di tutti i miei allenamenti mi permette anche di sfidare tutti i miei contatti che hanno a disposizione l'applicazione Garmin Connect. Se non avete questa applicazione, scaricatela dal Play Store nel caso in cui abbiate un dispositivo Android, oppure da, non so come si chiama quello, insomma, di Apple, ma Apple Store, ecco, non è mai venuto. Insomma, scaricatelo, cercate Davide Petrini, mi inviate l'amicizia e io vi inserirò nella sfida. Fatelo perché la sfida inizia tra pochi giorni e questi sono gli ultimi giorni disponibili per iniziare. Che cosa si vince? Dunque, chi vince la sfida, e per vincere la sfida non bisogna fare il massimo numero di chilometri in bicicletta o il massimo numero di chilometri in piscina o il massimo dei chilometri a corsa. Vincerà questa sfida chi al termine della sfida, appunto il 12 aprile, avrà realizzato il massimo numero di chilometri in bicicletta, a corsa e in piscina. Quindi per vincere la sfida dovete guadagnarvi il primato in tutte e tre le discipline. In sostanza, colui che avrà la somma dei chilometri più alta nel nuoto, nella corsa e nella bicicletta vincerà questo stupendo cappellino. Quindi, se volete vincere il cappellino, accettate l'invito che vi ho mandato, se fate parte dei miei contatti Garmin Connect, oppure se non fate parte dei contatti Garmin Connect, vi invito a scaricare l'applicazione, cercate Davide Petrini e io vi inviterò a partecipare a questa bellissima sfida. Quindi, ricapitolando, la sfida dura un mese, il vincitore sarà colui che avrà percorso più chilometri in bici, a corsa e a nuoto e riceverà questo bellissimo cappellino in regalo. Tutti i venerdì più o meno farò il resoconto della settimana e dei risultati sul mio canale YouTube. La quarta settimana annuncerò sempre sul mio canale YouTube il vincitore in grandissima pompa magna. Bene ragazzi, la sfida a questo punto è lanciata, adesso tocca a voi, iscrivetevi alla sfida e se non l'avete ancora fatto scaricate Garmin Connect. Per tutte le altre questioni vi aspetto al prossimo video. Se cercate degli allenamenti personalizzati, contattatemi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!